da Zocca a Budapest è un attimo. Ho temuto il peggio. Cristiano, mamma mia. Ma come si fa a radio? Fil di palo, fil di palo era quasi. Guarda, stavo sudando. Vabbè, avevamo il rocker di Zocca e adesso andiamo. Certo. Stavo sudando ed ero fermo, incredibile questa cosa. Oh, vabbè, ragazzi. Come sì. Ma ti sento bella in forma ieri, ha fatto bene. Insomma, vederci in quel pub con Lester che ti ha accompagnata, poi se n'è andato. Fa molto piacere. Sì, io chiedo a che ora devo tornare a prenderti. Grazie. Allora, ragazzi, mi raccomando, qui si parla sempre, ci avviciniamo al Natale. Sì. Io sono qua con Hilda, che voi conoscete bene. No, la mano bionica. La mano bionica, che uno dei regali. L'ha impostata sulla funzione shaker? No, vi prego. Io vorrei arrivare a fine anno col programma, cioè per dire. Col contratto. Non si ferma più, ragazzi. Questa. Sì. Va anche senza pile, è una cosa incredibile. Allora, ragazzi, perché qua parliamo di regali da fare. Oh. Ok, ci sono i nostri gadget della Rocco Production. Mm. Certo. Mamma mia. E allora sentite, oltre alla nostra suoneria che sentite sotto, bella questa suoneria. Sotto nel senso sotto così. Sì, sì. Questa qua. Abbiamo anche la mano bionica. Ancora. Ragazzi, abbiamo così per lo smonta voi il frigorifero, che no, è questa, sì, questa criosauna dove voi entrate dentro, certo, e rimanete chiusi a una temperatura di meno 180 gradi. È buono. Quando uscirete sarete più giovani. Attenzione con le temperature, troppo freddo vi fa l'effetto opposto, come appunto, certo, a Militello e a mio amico Peppe Milano, che si sono ritirati. Pensate, Giuseppe era 1,90. Sì, sì. Comunque, ragazzi, poi abbiamo la fingitrice. Cioè, simula gli orgasmi, sì. Certo, Chiara l'ha comprata. Sì. Beh, rimanga tra noi, cosa succede? La fingitrice per le uomini o donne che non hanno voglia e sono stanchi, basta con le solite scuse, un mal di testa, un periodo difficile, sono stanca. La fingitrice fingerà dei gemiti riproducendo la vostra voce. Ma che bello! Sì, e il partner è soddisfatto. E poi ragazzi, per una bella cena con una bella bottiglia appunto di Bondage dell'82 e un bel dolcetto tipo un milfoglie che è una torta di 40-50 anni. Sì. Beh, concluderete questa vostra bella serata. Ci risentiamo presto, prima perché voglio darvi altri consigli per i regali. Mi raccomando, un abbraccio dalla Siffredi Production. Andiamo, Hilda, forza. Ciao. La banda di R101. La banda di R101.